prendere una pensione, dov'è che dovete andare? San Zossio, l'altra posta. Quanto è lontano? E saranno 1,5 chilometri. Questo per voi è un po' disagevole. Uno che porta la macchina, niente, ma dai, che dica non da una macchina e cose, come fanno? Questo, e che fine ha fatto? Hanno promesso di rimetterlo in piedi l'ufficio. Ma non lo so. Perché... Senta, lei sa qualcosa, so, possiamo dire qualcosa? Che è chiusa, che hanno fatto una rapina là e hanno fatto un buco sul soffitto. Adesso dice che è pieno di amianto, bisogna rimuoverlo. Però fatto sta che è un disagio, cioè, veramente. Perché... La popolazione. Perché andare a Ferrari o andare a San Biagio, comunque per una persona anziana diventa un problema. Vano come territorio, perché la poi è usata molto. Tra l'altro erano stati annunciati dei lavori che però non sono ancora partiti. No, non sono ancora fatti. Dicono hanno messo pure delle carte che aprivano in settimane, però hanno passato 15 giorni, un mese. Fatto sta che la posta è chiusa e si è creato un disagio nel paese veramente. Sono le persone anziane che sono tante e ogni giorno hanno problemi, bollette, la pensione, quindi è un disagio continuo. Non si sa per niente, nessuno dice che quando si apre. Voi dov'è che state andando a prendere la pensione? C'è una posta a San Biagio. Non si sa quando riapre. Un'altra Ferrari. Circa una data. Ah, così proprio. È così, tanto per. A tombo. Comunque io e mia moglie andiamo a San Michele o a Solofre. Eppure questa era una bella posta, un bel ufficio. Comunque come è composto Serino, è un luogo per Serino pure, purtroppo.